l'isola Roca. Allora esiste davvero, Nick. Il vecchio capitano pazzo non mentiva, quindi aveva detto la verità. Te l'ho detto, Emma. E se l'isola esiste, allora sono vere anche le storie che raccontava sulla civiltà perduta e sulle rovine. Già, e noi saremo i primi archeologi ad esplorarla. E se invece non tornassimo più? Oppure se tornassimo ma completamente impazziti, raccontando di aver visto dei draghi nelle rovine come il vecchio capitano? Lo scopriremo presto. Sulla parte occidentale ho visto un piccolo altipiano. Possiamo atterrare là. Presto, Will! Ai miei ordini, signore! E se non ci fosse niente? Abbi pazienza. Sì, insomma, a parte miliardi di zanzare. Zanzare? Sta attento ai serpenti piuttosto che strisciano per terra. Voglio dire, magari il capitano era proprio pazzo. Oppure la mappa è sbagliata. Oppure... Oppure siamo quasi arrivati. Eh? Ehi, Nick? Dove stai andando? Visto? Ha trovato le rovine. Geniale, no? Ah, d'accordo. Questa civiltà perduta sembra avere dei collegamenti con quella degli Inca. Davvero? Sai cosa dice quell'iscrizione? Non vorrei sbagliarmi, ma parla di un frutto misterioso chiamato frutto dell'eternità, che cresce sull'isola e che la popolazione adora. Il frutto dell'eternità? Chissà che cos'è? Io a casa ho delle banane un po' vecchie che sono marroni perché sono lì da un'eternità. E forse vuol dire questo? Cos'è stato? Andiamo a dare un'occhiata. Forza, scansa, fatiche, sono fucili anestetizzanti. Se vi porta un colpo e vi colpite, rischiate di addormentarvi. È Queen. Oh, me l'aspettavo. Perché te l'aspettavi, Nick? E chi è Queen? Come fai a conoscere quell'uomo? Qualcuno mi può dire che cosa sta succedendo? Tu e Queen un tempo eravate molto amici, non è vero, Nick? Sì. Abbiamo fatto alcune spedizioni insieme, ma Queen era interessato solo ai soldi, alla fama. Non gli importava nulla dell'archeologia. E come ha fatto ad arrivare qui? Perché durante l'ultima nostra discussione gli ho parlato del capitano pazzo. Cosa? Cosa ha detto? Già, non sapete quanto sia pentito. Gli ho raccontato tutto riguardo all'isola. Oh. Che sta succedendo? Cos'è stato? Che cosa sarà? Gli uomini di qui. Non credo, questi sembrano animali. E molto, molto grassi. Meno male. Will! No, 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 no! C'è una fune! Ecco, afferra la corda, Will! Oh. Tieniti stretto! Ci è mancato poco. È stato fantastico. Guardate! Eh? Sembrano attirati da qualcosa, come se fossero ipnotizzati. Devo assolutamente fare una foto. Aspetta che si addormenti prima! Stanno catturando i dinosauri. Queen vuole portarseli via come ricordo dell'isola. Cosa? Perché vuole prenderli? Ah, non ne ho idea. Cosa vorrà fare con loro? Probabilmente vorrà fare affari con un parco a tema. Non è giusto. Dobbiamo fare qualcosa, Nick. Che ne dite se andassimo a fare una visitina al nostro caro amico? Va bene. Voi distraeteli mentre io vado ad aprire la gabbia. E come? Vai da Queen e gli dici: ehi, mi dai la chiave? Non ho bisogno di nessuna chiave. Ho la mia personale. Oh, adesso ho capito. Molto furbo. Buono, cucciolino, fai il bravo. Sammy, che succede? Vado a controllare. Ok, io penso al fuoco. Dobbiamo cercare di distrarlo. Dividiamoci. Degli intrusi! Stanno scappando! Sammy, valli a prendere!
Allarme! Vieni, liberiamo il povero dinosaurio, eh? Presto sarai libero, cucciolone. Forza, apriti! Sta calmo. È meglio per te se ti dai una calmata, Nick. Lascia il grimaldello, alza le mani e gira. D'accordo, Queen. Ma cerca di essere ragionevole. Non puoi portare via i dinosauri dall'isola. Rovineresti questa meraviglia. E chi lo dice? Chi può impedirmi di farlo? Tu? Non lo so, forse lui. O forse lui. Che succede? Sta fermo! Ciao ciao! Dove credi di andare? Spesso direzione umano! Chi vi ha dato l'ordine di andarvene? Tornate indietro, codardi! No, ci dispiace! Vada avanti lei, se vuole! Lo immaginavo! Molto bene! Li abbiamo seminati! Attenti! Un burrone! Frena! Arriva! Dove siete? Vi prenderò! Ehi, laggiù! Che fortuna, un ponte sospeso! Finalmente un po' di avventura! Non avrei dovuto mangiare così tante ciambelle a colazione, la prossima volta ne mangerò di meno! Anzi, mangerò solo salatini e crackers, lo giuro! E Queen ci sta raggiungendo! Piano, adorabile lucertolone! Non c'è molto da mangiare con noi! Sentito? La mamma ti sta chiamando! Bravo, cucciolino! Andiamocene! E in fretta! Oh, che succede? Che sfortuna! Oh, attento, Will! Scusa, perché vi siete fermati? Non potevate... Queste palle blu somigliano a quelle dell'iscrizione. Sembrano mirtilli. Solo una versione leggermente più grande. Il frutto dell'eternità. Forse è questo il motivo per cui i dinosauri sono vissuti così a lungo. E perché sono sereni? Visto? Non ci vogliono più mangiare. Forte, una cosa pazzesca. Pazzesca già! Come la facilità con cui vi eliminerò. Ma no, ancora lui. Cosa tieni in mano, Nick? Un proiettile? Un proiettile? Scusa, ho visto male, è solo un frutto marcio. Non hai nient'altro da offrirmi, Nick? Allora mi prenderò il disturbato a questi pezzi da museo. Oh, un frutto andato a male può bastare, quindi. No, no, basta! Smettetela! Qualcuno ha ordinato della frutta? Oh, sono una prelibatezza! Per te, con i miei auguri! Fermatevi! Bella presa al volo, Queen! Via, so! Lasciatemi in pace! Sapete, forse ha ragione. Lasciamolo in pace, si sta divertendo con i suoi nuovi amici. Nuovi amici? Aspetta, Nick! Io e te siamo vecchi amici, no? Ehi, guarda là, c'è una scimmia con tre teste! Oh, no! Andiamocene da qui! Ehi, salve! Non è che mi potreste aiutare? E se aveste anche da mangiare, non mi dispiacerebbe! Oh. Sono un po' invidioso di Queen, sai? Anche a me sarebbe piaciuto rimanere per fare ricerche più approfondite. Anch'io, Nick. Ma è meglio che sull'isola nessuno ci metta piede.
O come nel caso di Quinn, ci rimanga per sempre. Quegli animali preistorici devono rimanere dove sono. A proposito di animali... Penso che anche Sammy abbia voluto proteggere i dinosauri. Ehi, lui è uno che se ne intende di ossa. No! Non potevamo lasciarlo con Quinn.